Ora gli esperimenti fatti con i due reticoli e il laser verde. L'immagine sotto è quella ottenuta con il reticolo da 1000 righe al millimetro e passo 1 micron. L'immagine sopra invece è ottenuta con il reticolo più stretto, anzi più largo, da 500 righe al millimetro e passo 2 micron. Come si vede dai calcoli delle studentesse, il reticolo più stretto, quello da 1000 righe al millimetro, permette l'esistenza soltanto di n uguale a 1, cioè della coppia dei primi minimi laterali, che sarebbero dei primi massimi laterali, che sarebbero questi due, x1 a sinistra e x1 a destra. La loro posizione rispetto al massimo centrale è di 10 cm.4, 104 mm. La seconda coppia, la terza coppia, insomma i massimi laterali corrispondenti a n uguale 2, 3, 4, 5 e così via, non esistono perché seno di alfa supera il valore 1 e questo vuol dire che non è possibile realizzare differenze di cammino di 2, 3, 4, 5 lambda. Invece il reticolo più largo, quello da 2 micron, è in grado di realizzare differenze di cammino anche di 2 e di 3 lambda. Quindi fa vedere tre coppie di massimi, questa è la coppia dei primi massimi laterali, cioè questi due, questa qui è la coppia dei secondi massimi laterali, cioè questi, la coppia dei terzi massimi laterali si formava a grande distanza dal centro e non è stata ripresa qua nella fotografia. Le posizioni della prima coppia dei massimi laterali è circa 4,6 cm, sarebbero queste distanze qui dal centro. La seconda coppia sono 10,4 cm e sono queste distanze, questa e quest'altra. Ora verifichiamo questi calcoli con il nostro file Excel. Vediamo che la distanza alla quale era posto il reticolo rispetto allo schermo è sempre di 16,5 cm. Cominciamo con il reticolo da 1000 righe millimetro. Cerchiamo la prima coppia di massimi laterali e troviamo l'angolo 32,1 gradi 10,4 cm, come trovato dalle studentesse. E vediamo che se proviamo a cercare il secondo massimo laterale, non lo troviamo, ma potevamo arrivarci anche ragionando intuitivamente. Infatti, ricordiamo qual è il criterio per dire se si trova o no una coppia di massimi laterali, in questo caso la seconda coppia. Il criterio è quello di vedere se il passo del reticolo è abbastanza largo da contenere 2 lambda, 2 perché stiamo cercando la seconda coppia di massimi laterali, ma 2 lambda corrisponde a 1 micron e 0,64, invece il passo del nostro reticolo è solo di 1 micron, quindi non permette la formazione di 2 lambda come differenza di cammino. Ora andiamo a sostituire le 1000 righe al millimetro con 500 righe al millimetro e andiamo a cercare la prima coppia di massimi laterali. Li troviamo all'angolo di 15,4 gradi e a una distanza di 4,6 cm, in accordo con il risultato delle studentesse. Cerchiamo adesso la seconda coppia, sostituendo n uguale a 2, troviamo l'angolo 32,1 gradi e 10,4 cm, la posizione di questa seconda coppia di massimi, in accordo con il risultato delle ragazze, 10,4 cm. Cerchiamo quindi la terza coppia, l'angolo è di 52,9 gradi e la distanza dal centro 21,8 cm, in accordo con il risultato indicato qua. I quarti massimi laterali non ci saranno perché, moltiplicando per 4 la lunghezza d'onda, 4 lambda, otteniamo 2,128 micron, che supera quindi il passo del reticolo da 2 micron, e quindi non ci saranno i quarti massimi laterali. Infatti, se proviamo, mettiamo 4, vediamo che viene sen alfa maggiore di 1 e non esistono questi x4.